Sì, e io parto subito con le emozioni, così come abbiamo fatto prima con Del Piero, anche perché qui insomma qualche trofeo Conte l'ha vinto quando questo stadio si chiamava delle Alpi, no? Ma sicuramente una serata dalle grandi emozioni, l'inaugurazione del nuovo stadio sul vecchio delle Alpi sicuramente ci ha regalato delle emozioni importanti che devono essere trasferite alla squadra, perché oggi penso che soprattutto i nuovi abbiano capito che significa la storia della Juventus, che significa questa società, che significa questa maglia. Ecco, questo ne parlavamo proprio prima anche con Fabio Caressa. Vedere da parte dei nuovi questa storia lunghissima, da parte di una società che ha vinto così tanto con certi personaggi, insomma abbiamo visto il ricordo di Scirea, di Umberto, di Gianni Agnelli, di tanti altri, può trasmettere quella juventinità che chiede Agnelli di trasmettere ai nuovi arrivati? Ma io penso che lo spettacolo di stasera sicuramente abbia comunque dato, diciamo, tanta roba da questo punto di vista alla squadra. È inevitabile che bisogna adesso tramutarla sul campo, perché il popolo juventino è un popolo entusiasta, un popolo orgoglioso, un popolo che comunque vuole tornare a essere competitivo, e noi dovremmo essere bravi adesso a trasferire tutto sul campo, sapendo che la nostra gente vuole questo. Ovviamente la partita di oggi fa poco testo. Le chiedo, dal punto di vista del lavoro, a 60 ore dall'esordio in campionato, che sensazioni ha, come pensa che sia la squadra? Abbiamo visto anche molto bene i nuovi arrivati. Insomma, è ottimista per questa partenza a mezzogiorno contro il Parma? Sì, assolutamente. Partita importante contro il Parma. Le ultime tre partite il Parma ha sempre battuto la Juventus, quindi bisogna invertire questa tendenza. Noi arrivati oggi è stata una vetrina importante per Elia, per Estigarribia, per lo stesso Vidal, che rispetto agli altri hanno avuto poco tempo per allenarsi con noi. Quindi adesso abbiamo, non so quante ore, perché 60 più o meno. No, ma mi sa che sono di meno, perché è mezzanotte, quindi per preparare questa partita contro il Parma, per farci trovare pronti all'inizio del campionato. Fabio, eventualmente se avete curiosità le giro io ad Antonio Conte. Guarda, dobbiamo chiudere, tanto ci sarà ancora adesso Ilaria D'Amico con Massimo Mauro giù. Io saluto Antonio Conte, non so se ci vuol dire che gioca di punta domenica, ma non credo. Che c'è questo grande dilemma, no? Adesso, ancora 48 ore per valutare le condizioni di tutti, tra cui anche di Vucinic, che ha avuto questa distorsione della caviglia nazionale. Come sta? E poi cercheremo di varare la formazione migliore. Ma come sta lui? Ma per adesso si è allenato differenziato. Quindi possibilità, ottimismo? Vediamo, sono 48 ore, quindi valutiamo il tutto in maniera molto serena. Conte, ci ritroveremo qui al delle Alpi, al vecchio delle Alpi, al Juventus Stadium. Per Juventus...